Ciao, pochissimo tempo che stanno arrivando i miei bimbi. Allora, programma Essential Rewards gennaio. Ho acquistato solo questo perché il 13 gennaio avevamo gli Young Living Day e ho dovuto fare l'ordine prima perché arrivasse tutto in tempo, quindi ho acquistato solo il Ninja Red per festeggiare e brindare insieme ai miei ospiti. Il Ninja Red è un succo a base di bacche di goji e altri superfrutti come mirtillo, aronia, ciliegia, melograno e prugna. Contiene degli oli essenziali di arancio, yuzu, limone e mandarino e estratto naturale di stevia, di semi d'uva e di vaniglia. Io lo assumo al mattino quando i miei bimbi me lo permettono, in realtà a mezza mattinata perché appena alzata mi preparo una spremuta di limone con acqua calda. Se no, invece, quando a casa c'è il delirio e devo correre veloce a scuola, prima di piangere per la disperazione, prendo una tazzina di Ninja Red con 2 gocce di olio essenziale di pompelmo. Lo do anche ai miei bimbi, sia al mattino che al pomeriggio, in sostituzione al pomeriggio ai succhi o altre bevande, e a loro piace tantissimo. Il Ninja Red si può inserire anche negli smoothie, si possono fare granite e ghiaccioli e anche le caramelle gommose si trovano su internet, penso che comunque si possano fare anche un sacco di altre ricette. Cosa posso dirvi? Ok, confezionato, viene venduto in confezioni bipack, quindi la confezione comprende 2 bottiglie di vetro smerigliato che è riciclabile e riutilizzabile perché volendo il tappo è comunque a vite. Le confezioni sono 2, 4, 6, 8. In più ci sono anche invece i pacchettini da 60 ml confezionati singoli. Ninja Red va servito freddo, meglio se servito freddo, è più buono, decisamente. È consigliata l'assunzione 60 ml 2 volte al giorno. Ovviamente uno può prenderne benissimo di meno, nessuno lo vieta. Si possono appunto aggiungere gli oli essenziali della linea Vitality di Young Living e lo consigliano combinato al Ninja Nitro, che presto proverò e vi farò sapere. Questo è tutto, sono stata bravissima, meno di 3 minuti, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!